Ascolto popolo di naviganti, eroi, poeti, santi, di emigranti, di ricchi benestanti e lavoranti stanchi. Dario Fo, sei un attore e sei vestito da pittore? Come mai? No, mi sono coperto con questo baldraccone perché altrimenti mi sporco tutti gli abiti. E sto dipingendo con il colori ad olio, a tempera, a guazzo, insomma, rovescio i pennelli, faccio dei disastri. E attenti a stonare! Siamo nello studio di Dario Fo, parliamo con lui di questo libro appena pubblicato da Chiare Lettere, Il nuovo manuale minimo dell'attore. Un intreccio di storia artistica e trucchi del mestiere. Ed ecco le 5 regole base, secondo Dario Fo, per diventare bravi attori. Come contrabbasso! Ho capito che nel teatro bisogna sapere tutto di quello che succede e questo me l'ha insegnato Strehler. Strehler, io assistivo di nascosto alle sue lezioni, lassù in loggione, e a un certo punto mi sono reso conto che non lasciava perdere niente. Si interessava delle luci e conosceva delle luci tutto, e poi dell'acustica, e poi del problema delle scenografie, del valore rispetto al peso e la concomitanza rispetto al testo. E allora teneva lezioni del testo a tutti quanti, agli attori. In prima fila cantino i ministri. Distruggere la quarta parete. Gli attori, moltissimi, non sanno neanche cosa sia la quarta parete. Il pubblico è di là, magari dietro a un'enorme tenda, immaginiamo, trasparente, e gli attori recitano senza vedere la gente. Bisogna che l'attore riesca a tirar dentro, a tirar sul palcoscenico, fuori dalla condizione di ascoltatore e guardone. E per far questo bisogna sapere dei trucchi. Per esempio il ritmo, l'improvviso, il gioco quasi confidenziale, l'abbassamento della voce, il gridare a sproposito, ma con ironia, in grottesco o con grande drammaticità. Ma chi ha detto che triste sei costretto? Crearlo, l'incidente, il finto incidente. Noi abbiamo degli spettacoli che erano composti nella struttura portante proprio da un incidente che si legava ad altri, che si ingrandiva, che diventava enorme e che coinvolgeva con paura e con ansia il pubblico. Il pubblico perdeva la sua condizione di spettatore e arrivava a trovarsi a un certo punto in una specie di disperazione. E poi lo si scelgeva, la catarsi, no? Finale, rovesciata. E quindi che cosa succede? Al posto dello spettacolo ti viene il pensiero. E attenti a stonare! Il recitare fa sì che la voce e il gesto diventino quasi anonimi. Invece la rappresentazione diventa presenza vissuta dall'attore che sta raccontando, racconta qualcosa che gli sta addosso e che deve togliersi dal cuore, dal cervello, per proiettarlo verso il pubblico, coinvolgere il pubblico. Giù con la schiena, forza a remare, che esporsi, ci si deve esporre, cioè si deve tirar fuori anche di te il negativo, non soltanto il positivo. Il coinvolgimento totale del pubblico arriva quando tu hai il tuo battito di cuore, il tuo respiro, il tuo essere vivo in similitudine a quello dello spettatore. Dal libro viene fuori un altro aspetto molto, molto bello e molto importante, che in fondo il maestro di Dario Fo è stato Franca Rame. È così? È così. È così perché io sono salito sul palcoscenico proprio pulito e con tutti i pregiudizi anche che uno che non è del mestiere e che lo fa da dilettante si porta addosso. Devi toglierti dal cervello, dalle dita, dalla mano, dal tuo gesto, tutto quello di risaputo e convenzionale e deve nascere una ricostruzione, cioè deve venire fuori qualcosa di nuovo, non
ridondare nel recitare, pulito, chiaro, avere il coraggio di sintesi e soprattutto di risparmio. Franca ripeteva sempre, deve essere col minimo che dà il massimo. Quel corpo, quelle due cose rotonde. Faccio le cose rotonde, tanto saluto le visioni.